ragazzi, io sono la Vero e bentornati a Venerdì con Vero Z. Devo dire che io mi reputo una persona abbastanza brava nel sapere scegliere quali film vedere e quali film evitare come la peste. Però purtroppo non ho ancora perfezionato al 1000% questa cosa, perché ho avuto occasione di vedere dei film proprio brutti. Film che col pensiero di poi non avrei mai visto e che in generale non guarderei mai, eppure è successo. Ed oggi sono qua per parlarvi di questi film che ho visto e che hanno lasciato un'impressione su di me, in modi esilaranti oppure in modi semplicemente negativi e basta. Della serie, quel film fa schifo, appunto, non ho nulla che lo possa salvare. Il primo film di cui voglio parlare è uno che ho recuperato di mia spontanea volontà, semplicemente perché ho visto Ed Wood ed essendo una fan di Tim Burton ho detto: ah, ce va, vediamo se questo Ed Wood è veramente un cattivo regista come viene narrato in questo film. Ed ebbene sì, lo è. Ho visto Plan 9 from Outer Space, ragazzi, dire amatoriale è dire poco, è esilarante. Ecco, questo è uno di quei film che è tanto brutto e fuori di testa, però riesci a fartelo piacere perché vedi gli errori, vedi le cavolate, vedi i problemi di produzione. Però è interessante vedere come questo regista abbia cercato di creare una storia molto complicata con effetti speciali dal niente, con un budget pari a zero, ed un film è saltato fuori. E quindi, come Tim Burton, come minimo lo ammiro un pochino. Quindi se te voglio farvi quattro risate e vedere un film so bad it's good, vi consiglio questo, perché veramente è una miniera d'oro. Un altro film della categoria che è reputato un film orrendo, però è un so bad it's good, è ovviamente E venne il giorno di M. Night Shyamalan. Ormai quel film è famoso per questo, insieme a Last Airbender, che non ho visto, perciò non posso parlarne in questo video. Meno male. Sapevo in cosa mi stavo andando a infilare, però lo davano in televisione e ho detto: ma ce va, una cosa peggio dell'altra. Interpretazioni che dire blando è un complimento, e il concetto di il vento ti uccide delle piante e vedi queste persone che cercano di scappare dalla ventata che sta arrivando, che muove l'erba. Oddio, esilarante, come fai a scappare dal vento? Poi c'è lui che a un certo punto si mette a parlare con una pianta finta, ed ovviamente non dimentichiamoci la battuta creme della creme, che in inglese è semplicemente un gioiellino. What? No! Ditemi come non si fa a ridere a questo. Ditemi come si fa a prendere una cosa del genere sul serio. È un film orrendo, per carità. Tutto va male in quel film. Nessuno parla normalmente. Oddio, Shyamalan. Ringrazio tantissimo Nostalgia Critic per avermi fatto vedere film orrendi senza farmeli vedere veramente, come dice lui: I remember so you don't have to. O nel mio caso: I see them so you don't have to. Però ci sono alcuni film da cui nemmeno lui mi ha potuto salvare. Soprattutto quando ti prendono un personaggio amatissimo e ci costruiscono intorno un film che fa schifo. E io ben due film in questa categoria. Il primo è ovviamente quello definito uno dei peggiori film della storia, Catwoman, con Halle Berry, fresca fresca di Oscar per Monsters Ball. Ah, come rovinare una carriera subito dopo averle dato il via. Cioè, no, come rovinare un personaggio figo come quello di Catwoman. Io ho visto Batman il ritorno di Tim Burton e ho adorato Catwoman di Michelle Pfeiffer. Era il mio personaggio preferito del film, era interessante, era psicologico, lo potevi analizzare, vedere cosa volesse fare, cosa non volesse fare, quali sono le sue motivazioni. Questo invece è una sfigata che muore e viene riportata in vita dall'alito di un gatto fatto in CGI, che se lo riguardi adesso è veramente terribile. E Potang di colpo impazzisce, le vengono gli occhi da gatto e Jericho: ok. Poi inizia a dormire sotto sopra, beve latte dappertutto, mangia cibo in scatola, mangia il tonno, va al sushi, mangia solamente il sashimi, e loro ti vogliono far pensare semplicemente: oh, guarda, è divertente, guarda, è fuori. No, ed ovviamente, non sapendo ancora come far funzionare una protagonista femminile in un film di supereroi, cos'è il cattivo? Il make-up che rovina la faccia, chi smette di usarlo?
E Sharon Stone che invece continua a usarlo e la sua pelle diventa di roccia. Certo, di roccia e poi basta che dai 4 graffi e va via. Di roccia però non le frena una caduta. Ops. Ah, questo film. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Ma l'altro film ha fatto molto peggio. Molto peggio. Perché con Catwoman si aveva l'aspettativa di un certo tipo, però dicevi vabbè dai, pazienza. Siamo nell'inizio 2000, si sa com'è l'andazzo dei film dei supereroi in quel periodo. Ma questo è un film che noi ci aspettavamo che fosse come minimo semidecente, no? No! Indiana Jones 4 e il regno del teschio di cristallo era una... Tutti all'inizio siamo chiesti che strano fanno un Indiana Jones con Harrison Ford vecchio. Dai, però almeno c'è Kate Blanchett, lei è una brava attrice. E poi c'è anche... Shia LaBeouf. Do it! Oh no! Tutto in quel film è andato storto. A partire dalla primissima scena iniziale, dove vedi il monte della Paramount che si trasforma in una montagnetta dal quale esce un topo del deserto, qualcosa del genere, che tu fai, ok, ho capito, ho speso dei soldi inutilmente, ragazzi, sono dentro un film del cavolo! E poi il frigorifero, e Shia LaBeouf che si dondola sulle liane come una scimmia. Ma sì, riportiamo dentro Marion, perché era la ragazza più carina e fan favorite dei tre film di Indiana Jones. Ma sì! Facciamone anche sposare alla fine! Roviniamo questo personaggio! E poi veramente, veramente, gli alieni esistono? Indiana Jones ho sempre trovato interessante perché è un archeologo, cioè cerca reliquie, tempi antichi in altri stati esotici, spesso con basi religiose. E ma esistono oppure no? È tutto vero oppure no? E invece qua ci sono gli alieni! Gli alieni! Ok, l'ultima cosa a cui serviva Indiana Jones erano gli alieni. L'hai fatto andare dai Maya? Fagli fare qualcosa coi Maya, no? Un dio antico dell'America del Sud, qualunque cosa. Questa terra è ricca di miti e leggende da cui trarre storie, su cui basare un nuovo film, e invece ci sbatti gli alieni? E non ho altro a dire su questo film, ma fa schifo. Ed ora parliamo di Woody Allen, che secondo me è un regista che, in certi casi, può essere incredibilmente azzeccato e molto interessante, veramente bravo, mentre in altri esempi fa film che non vogliono dire niente, che sono film perché devo fare un film. Parliamo di relazioni senza una vera e propria storia, senza una conclusione, che finiscono così. E due di questi sono: incontrerai l'uomo di tuoi sogni, probabilmente una delle più grandi perdite di tempo che ho mai avuto al cinema. Meno male che sono andata con mia sorella, così almeno gli abbiamo sparlato contro mentre lo stavano proiettando. Sinceramente non mi ricordo quasi più niente di quel film. Mi ricordo che c'è Josh Brolin che tipo falsifica un libro, dice che l'ha scritto lui, invece no. Quella è la fine, per dire, quella è la fine del film. Non mi ricordo niente di quel film perché è tutto vapore, niente, non c'era niente di sostanza. Era veramente come se Woody Allen avesse detto, sai una cosa, ho bisogno di un po' di soldi, facciamo sto film, non ho una storia e vabbè, mettiamo insieme due, tre trame, quattro, incrociamole un po', che a quanto pare piace alla gente questa cosa, e poi basta. Inutile, film inutile. Però non lo posso considerare tanto brutto, perché un film brutto di Woody Allen è To Rome With Love, che io ho odiato con tutta me stessa. E io non odio facilmente un film, soprattutto se lo sto guardando al cinema. Io cerco sempre di farmelo piacere un po' perché ho pagato soldi per vederlo. Però questo film, avete presente ogni singolo stereotipo italiano che si possa mai creare? Tutto messo in un film, senza contare ovviamente il rubare la trama a altri film italiani, tra cui Lo Sceicco Bianco. Brutto, brutto. E la cosa che mi fa più rabbia è che qualche anno dopo ha fatto Midnight in Paris, che è probabilmente uno dei suoi film migliori, un film bellissimo, romantico, mistico, dove la città prende vita e ti fa entrare in mondi straordinari. Invece in Italia io dirigo il traffico, i popiti pupiti, lui che canta la lirica sotto la doccia. E si fa così, ah no, la cosa, la politica, che cazzo, dico, ma vaffa. E la cosa peggiore è che quando è stato a vedere il cinema, il mio amico, col quale dovevamo andare alla fiera del cinghiale,
Ok, un minimo di contesto. Quello stesso weekend sarei dovuta andare con un mio amico alla fiera del cinghiale fuori Roma, ai tempi vivevo a Roma. E io sono una persona che odia guidare, non mi piace guidare, mi mette ansia. E quindi lui avrebbe guidato, saremmo stati tutti felici e contenti, avremmo mangiato dell'ottimo ragù di cinghiale e tutto sarebbe andato bene. E invece no, perché al cinema lui perde il portafogli con dentro ogni singolo suo documento e quindi ho dovuto guidare io. È stato il panico per i Colli Romani, però ce l'abbiamo fatta. E sia io che lui continuiamo a dare la colpa a To Rome with Love per il fatto che lui abbia perso il portafogli in sala. Quindi questo film non guardatelo perché vi farà perdere il portafogli. Si porta sfiga. E visto che stiamo parlando di un film ambientato in Italia, mi sembra un buon momento per passare a parlare di film italiani. E sapete benissimo dove sto andando a parare. Io i cinepanettoni semplicemente non li guardo. Non è il mio tipo di umorismo, non mi interessano, le storie sono le stesse, si ripetono ogni volta uguali e sono irritanti, almeno per me. Però a uno gli ho voluto dare una chance. A uno. E quello era Natale a New York. Guarda caso. E non servono molte parole per descrivere il perché quel film è la ragione per cui io non guardo più cinepanettoni. E la cosa triste è che mi dicono che quello è uno dei migliori. Oh mamma mia. Però sapete qual è il peggior mix di cinema mai realizzato nella storia? Una costruzione simile al film parodia del cavolo stile epic movie, disaster movie, eccetera eccetera. L'umorismo italiano stile cinepanettone mescolato al fatto che non è un film ma solamente sketch. E sapete una cosa? Facciamolo pure in 3D. Ebbene sì, il peggiore film, se si può chiamare così, che io abbia mai visto è Box Office 3D. Se non l'avete visto, eliminate questo film dalla vostra mente. Fate finta che non ve ne abbia mai parlato. Non cadete in tentazione di guardarlo. Oddio. Dio, non ho mai visto una cosa peggio di quella. Perché come ho detto, non è nemmeno un film. Non è un film. Sono sketch, sketch da televisione che puoi guardare in televisione gratuitamente. Invece no, facciamone un film. Anzi, facciamolo in 3D così la gente paga di più il biglietto. Ok, vi faccio una descrizione brevissima di questo film per poi farvela dimenticare completamente. Avete presente gli sketch su YouTube? Sketch, parodia di film. Però non YouTube moderno, YouTube vecchio. Quando ancora non c'era un budget, quando tutto era fatto per passione, giusto così per cazzeggiare un po' qua e là. Quello con Ezio Greggio and Company. Ezio Greggio tra l'altro che interpreta Harry Potter a un certo punto, perché a quanto pare si può. Ora immaginatevi, non so quanti di questi sketch, perché io il film non l'ho visto più nella fine perché me ne sono andata dalla sala prima, e non collegateli l'uno con l'altro come minimo fanno Epic Movie e Disaster Movie and Co. No! Iniziateli, chiudeteli e separateli tutti con la scritta Box Office papaparapo pirapaparapo e poi comincia quello dopo. Vi giuro, questo film è uno schifo totale. Ragazzi, non guardatelo, non guardatelo, avete capito? Non guardatelo! L'unico dato possibile di quel film non l'ho pagato. Semplicemente ero entrata a vederlo in sala perché ero arrivata troppo presto per il film che effettivamente stavo andando a vedere. Quindi ho detto, vabbè, invece che riguardare i soliti trailer, infiliamoci in una sala, guardiamo un pezzo di un film e poi usciamo, entriamo nella mia sala. Quanto mai! Quindi se vi posso dare un consiglio a questo film, dimenticatelo. E semplicemente godetevi un'esistenza più serena. Però dai ragazzi, come in ogni singolo settore, non tutti i mali vengono per nuocere, perché da questi film schifosi, orrendi, che non sono buoni a fare nulla, si possono imparare tantissime cose. Se uno è un filmmaker e guarda questi film brutti, saprà esattamente cosa non fare con il suo film. Può imparare moltissimo, quasi di più che non guardando un film perfetto. E quindi devo dire, dai, avete una ragione di esistere anche voi. Non tu, Box Office 3D. Non tu. E invece quali sono i film più brutti che voi avete mai visto? Lasciateli pure in un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona. E passate dalla mia pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su quello che combino. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!